buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è eccellenza. È uscita la classifica stilata da Statista in collaborazione con il Magazine Time sulle migliori aziende al mondo. Figurano 23 aziende italiane. Tra queste 23, 10 sono milanesi, ossia sono nate oppure hanno sede a Milano. Eccole: A2A, Enifineco Prismian, Intesa San Paolo, UniCredit, Pirelli Prada, Snam e Amplifon. Qui, secondo la classifica, si lavora in un clima positivo, cresce il fatturato e si attenzione ai temi della sostenibilità. La seconda parola chiave è riconoscenza. È il caso di Gattinoni Viaggi, l'azienda che ha sede in Via Statuto 2 a Milano. Il fondatore e presidente Franco Gattinoni, per celebrare i primi 40 anni di attività dell'azienda, ha portato i dipendenti in un hotel a 5 stelle a Courmayeur. Per loro attività di team building e relax. La gratitudine sul posto di lavoro è sostanza, mai forma. La terza e ultima parola chiave è smart working. Secondo gli osservatori del Politecnico di Milano, lo praticava l'81% delle grandi aziende in Italia. Questa cifra è salita al 91% oggi. Diverse aziende, anche con sede a Milano, praticano lo smart working. Pensiamo al modello Microsoft, a Cisco, Siemens, oppure alla Nestlé di Assago che ha introdotto il FAB Working, acronimo di flessibilità, adattabilità e bilanciamento. In sostanza, in ufficio si va per incontrarsi, scambiarsi le idee, come si dice, fare brainstorming, ma i compiti si fanno a casa o dove è possibile, almeno nelle grandi aziende, anche milanesi. Buon lavoro a tutti!